bravo. Salutiamo la mamma, facciamo un bel primo piano di Francesco. Buongiorno signora. Ecco, oggi suo figlio ha fatto una grande prestazione. Prima manche, terzo assoluto, dietro a due macchine notevolmente tecnicamente superiori al livello di prestazione, però ha fatto un tempone alla prima manche. Attualmente terzo assoluto, devono salire gli altri due, però il tuo terzo posto non si tocca. Allora, Ponte Coraci Tiriolo, gara di casa, da una vita che l'aspettavi, giusto? Sì, onestamente l'aspettavo, forse ero così emozionato che sembrava di essere la prima volta di andare a correre in salita. E poi Tiriolo, sappiamo che i tifosi accalcano pedalaccio, il rettilineo, cioè
Qualcuno ha detto sembra la Monte Carlo della Formula 1. In effetti è sembrato tornare indietro nel tempo, perché la gente che ho trovato per strada ormai non si vede più da nessuna parte. Invece qui c'è un sacco di pubblico che si diverte a vederci salire e a scendere, è uno spettacolo perché è divertita. Bene, e vuoi aggiungere qualcos'altro alla tua prestazione? Ma guarda, sono felice, non pensavo di poter scendere a questo tempo, te lo dico sinceramente. Però è venuto, ce lo prendiamo. Ben trovato! Certo. Bene, grazie Francesco, ti aspettiamo la premiazione. Grazie, grazie a voi. Passiamo alla classe 2SC, SS, classe 1600, terzo classificato Rosati Antonio, secondo Paolo Almirante Nicola, primo classificato il catanzarese Ferragina Francesco. Franco, anche pseudo cittadino di Tiriolo, onorario che da piccolino già percorreva queste strade con il papà. Il papà Luigi, presente alla prima edizione di questa bellissima gara. Coreografia, questa meravigliosa barriera che abbiamo qui dietro le macchine. E avremo anche pensato di incoronare i nostri primi tre campioni e quindi ringraziamo Monica che incoronerà Giovanni Cassiba, terzo classificato. La foto, grazie Monica, la foto. Elena che incoronerà Francesco Ferragina, grazie. Secondo classificato. E Miss Martina Scalise che incoronerà Francesco Leogrande, primo classificato. Per il primo classificato c'è anche da parte del Bar Mauro, che ringraziamo, la consegna di alcuni fiori. Maria Pia, prego, puoi consegnare i fiori. E poi se Gianfranco mi dà una mano, c'è anche un trofeo per sempre per Francesco Leogrande. Abbiamo un trofeo sempre da parte del Bar Mauro. Dov'è il Bar Mauro? Già fatto. Ma almeno l'hai preso il trofeo. Trofeo del Bar Mauro, il primo classificato. Va bene, allora un trofeo per il terzo classificato, per Giovanni Cassiba. Giovanni Cassiba, mi stai portando un trofeo importante perché è Luigi Ferragina, al quale va un grande applauso, perché Luigi è sempre con noi, il papà di Franco, è sempre con noi, vi mandiamo un applauso fino a lassù. Ciao, ciao Luigi! Abbiamo ancora
un trofeo, terzo classificato assoluto, Giovanni Cassiba. Secondo classificato, Francesco, assoluto. Stiamo premiandola, siamo nel parterre degli assoluti. Secondo assoluto, Francesco Ferragina. Assoluto, io vorrei intanto il presidente Gareri, che consegna il premio dell'Automobile Club, quindi abbiamo questo trofeo Automobile Club, avvocato Domenico Gareri, che è emozionatissimo, felicissimo, siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa manifestazione, adesso ride, stamattina piangeva, sei fantastico presidente, grazie, grazie presidente. Vorrei una foto con i tre